Siamo qui con Pedrazzoli, la titolare del settore salumificio. Ecco, a lei, perché bio? Perché avete fatto una scelta così particolarmente delicata anche per il futuro? Bah, noi è dal 96 che facciamo prodotti biologici, quindi ormai è oltre 20 anni. La nostra scelta è nata proprio da una situazione naturale. Già lavoravamo con prodotti dove non si usavano conservanti o comunque l'uso era molto ridotto. Mio padre è sempre stato convinto che bisognasse fare dei prodotti non particolarmente sofisticati e quindi il progetto del bio ci è sembrato rispondesse a queste esigenze. Ecco. Quindi dal produttore al consumatore, ci può dire questa filiera? Noi abbiamo diverse aziende agricole biologiche, tutto quello che produciamo proviene dai nostri allevamenti. E oggi facciamo circa il 70% di prodotto biologico, quindi per noi è una scelta importante, è la prima scelta che abbiamo fatto, è stata una scelta diciamo allora azzardata, un po' così pionieristica, però oggi consideriamo essere la scelta per un'azienda delle nostre dimensioni vincente. Ecco. Quanto esportate all'estero? Più della metà del nostro fatturato va sui mercati esteri. Quali sono i paesi maggiori? I paesi che sono più sensibili al progetto biologico sono sicuramente la Germania e la Francia al momento. Ecco, qual è il vostro interesse strategico di marketing per allargare l'aspetto esportazione? Allora, sicuramente il biologico oggi vive un momento dove c'è più richiesta che non offerta. Quindi stiamo cercando al momento di soddisfare le richieste che abbiamo già, abbiamo delle difficoltà ad allargarci perché dovendo partire dal comparto agricolo i processi sono meno veloci che non partendo semplicemente comprare dove trovi il prodotto. Un'ultima domanda che riguarda un po' il territorio nazionale, ecco, dove siete più presenti, nel nord, nel centro o nel sud? Ma sicuramente nel nord fino al centro Italia siamo molto ben presenti, ma è un problema lavorando noi esclusivamente col dettaglio specializzato e quindi tramite agenti di trovare le persone giuste che ci seguono. Ecco. Ci può fare un ventaglio della produzione veloce? Noi abbiamo sostanzialmente tre linee di prodotto, la linea biologica che si chiama Primavera, che rappresenta circa il 70% del nostro fatturato. Poi abbiamo la linea tradizionale, che significa la linea con cui abbiamo iniziato a produrre, e una linea che si chiama Qualità Più, che è una linea produzione limitata, all'interno della quale abbiamo delle eccellenze come l'utilizzo di un maiale particolare che si chiama Nero di Parma, insomma alcune referenze abbastanza particolari. Quindi fate salami, poi che cosa fate? Tutta la gamma, salami, prosciutti, coppe, prosciutto cotto, mortadella, cioè diciamo la quantità, le quantità e la qualità è ampia, troppe referenze forse.